il nuovo Sky Multivision puoi vedere tutto il tuo abbonamento Sky su una seconda TV di casa a soli 9,90 al mese per i primi 12 mesi. Ti basta una connessione internet. Chiamaci 199-100-500. Ma soprattutto care amiche di Sky Sport, oggi ho qui con me il Lunatic Fringe, Dean Ambrose, la scheggia impazzita. Innanzitutto dobbiamo dire che siamo qua per l'evento di WWE 2K16, la presentazione del nuovo videogioco. I have to say you one thing. Devo dirti una cosa, tu sei la superstar più amata dalle ragazze italiane. Cosa dici? Se avessi potuto scegliere una nazione nella quale avere un forte sostegno femminile, avrei sperato che fosse proprio l'Italia. Le italiane sono le donne più dotate di classe in tutto il mondo, le apprezzo molto. E a parte le donne, cosa ti piace dell'Italia? Cosa ti piace di più? Siamo stati in Italia per l'ultima volta in ottobre, se non sbaglio, in occasione del tour europeo. E devo dire che il pubblico mi è piaciuto molto, uno dei più calorosi e scatenati in assoluto. Alcune delle giornate migliori del tour le ho vissute proprio in Italia. E poi l'Italia è bellissima, mi piacciono le città, l'architettura. Negli Stati Uniti ci sono tantissimi posti che sono nuovi, anonimi, molto americani, ma non hanno la personalità, il carattere, la cultura dei posti che si trovano in Italia. E poi mi piace il fatto che in Italia tutto si muove un po' più lentamente. Non devi per forza correre dalla mattina alla sera, puoi anche concederti un pisolino pomeridiano se ti va. Mi piace l'atmosfera che si respira in Italia. E riguardo alle città dell'Italia, l'architettura, quale città ti è piaciuta di più se ne hai visitate? Qual era quella città che avevamo visitato? Non ricordo neanche il nome, ma era davvero molto, molto vecchia. Ma quando l'hai visitata? Magari posso aiutarti. Deve essere stato un anno o due fa. Ricordo che era una città sull'acqua e che un giorno mi ero quasi perso. Ah, ricordo, quando ci fu quel sciopero sull'autostrada, forse? Io ricordo che correvo in questa città italiana ed era piena di salite e discese, con tutte queste stradine tortuose. Sembrava uscita da un film italiano. Era davvero speciale. Mi dispiace di aver dimenticato il nome, ma adoro in generale tutta l'Europa. Diciamo che la mia città preferita è quella che ha più belle donne. Number one, it's like sei come il Godzilla, ti piace il Godzilla style. Sky Sports. Di qualcosa ai nostri telespettatori di Sky Sport. Sky Sports, the WWE viewers nearly don't miss SummerSlam. Thank you. Grazie. Thank you. Ma soprattutto care amiche di Sky Sport, oggi ho qui con me il Lunatic Fringe, Dean Ambrose, la
scheggia impazzita. Innanzitutto dobbiamo dire che siamo qua per l'evento di WWE 2K16, la presentazione del nuovo videogioco. Voglio parlare di SummerSlam. A SummerSlam farai coppia con il tuo fratello Roman Reigns contro il team di Bray Wyatt e Luke Harper. Cosa ti aspetti da questo match? Mi aspetto che sia degno del livello che abbiamo stabilito negli incontri precedenti tra Bray Wyatt, Roman Reigns e Dean Ambrose. C'è una certa aspettativa perché ogni volta che affrontiamo i Wyatt è una guerra, è ingestibile, sono sempre scontri molto fisici e SummerSlam non farà eccezione perché noi lottiamo così. Io faccio parte del team di commentatori italiani della WWE e durante le nostre telecronache noi ti descriviamo come la nuova versione del compianto Roddy Piper. Sei d'accordo? Io credo che non ci sarà mai un altro Roddy Piper. Non cerco di modellare il mio stile sulla base di quello degli altri, ma devo dire che paragoni come questo mi piacciono. Lui è stato uno dei più grandi di tutti i tempi, uno dei migliori rissaioli. È un bel paragone. Sì, non c'è nulla di male. Diciamo che se condividiamo una cosa è l'atteggiamento verso la vita. Lui era uno che se ne fregava di tutto, non scendeva a compromessi, faceva a modo suo ed era pronto a pagarne le conseguenze. Questo è un aspetto che condivido con lui e averlo potuto conoscere è un qualcosa che porterò sempre nel cuore. Mancano pochi mesi alla fine del 2015, dunque quale obiettivo vuoi raggiungere entro la fine dell'anno in WWE? Non mi piace guardare troppo in là nel futuro. Al momento non guardo oltre SummerSlam. Perché ogni sera io salgo sul ring e do il 110%, ogni volta. Perché mi piace pensare che quella potrebbe essere l'ultima opportunità che avrò di salire su un ring. Potrei essere investito da un bus domani, chi lo sa. Ecco perché io do tutto me stesso ogni sera, perché potrebbe essere la mia ultima sera. Parliamo di WWE 2K16. Se dovessi giocare al videogame, sceglieresti Dean Ambrose o opteresti per qualcun altro? No, non sceglierei Dean Ambrose. Perché? Non dirmi che sceglieresti Seth Rollins perché non ti credo. Non può essere. Credo che prenderei Terminator. Ok. E a proposito di Terminator, nel trailer Arnold Schwarzenegger ti spegne una sigaretta sul petto. No, sono io che la spengo sul suo. Certo, sei tu che la spegni sul suo, ma non avevi paura della sua reazione? No, non era mica la prima volta che gli capitava. Voglio dire, lui ha fatto e visto di tutto. D'altronde lui è Terminator. Di qualcosa ai nostri telespettatori di Sky Sport. Sky Sports, the WWE viewers nearly don't miss SummerSlam. Grazie. Thank you.